Ciao a tutti, bentornati in un nuovissimo video. Oggi faremo questa torta che è molto light, non è del libro che vi ho fatto vedere l'altro giorno, ma comunque vale davvero la pena. Guardate quanto è morbida e la mangiate proprio in un soffio, è buonissima. Io l'ho già fatta diverse volte e volevo condividere con voi la ricetta, sono sicura che non vi pentirete. Quindi cominciamo. Cominciamo a mettere in un bowl due uova. Queste uova devono essere a temperatura ambiente, mi raccomando. Adesso cominciamo a mettere gli aromi. Io ho messo estratto di mandorla, ho messo anche l'estratto di vaniglia e ho fatto anche delle scorza di un limone, possibilmente bio. Adesso cominciamo a montare finché le nostre uova cambiano colore e raddoppiano. Dovete avere un po' di pazienza e vedete, proprio il colore vi dirà quando sono pronte. Ecco, come vedete le mie hanno cambiato colore e adesso vado ad aggiungere la farina. Farò un po' per volta e anche setacciata, con movimenti lenti dal basso verso l'alto per non smontare le uova. Vado a integrare per bene la farina, così vado a togliere tutti i grumi. Vado ad aggiungere quello che mi resta della farina, come vedete è pochissima, e finisco di integrare il tutto. Questo è il sale. E qui il lievito, che come vedete ha sempre dei grumi, quindi è bene passarlo sempre al setaccio anche questo. Siamo pronti per il forno. Questo è uno stampo da 20 cm al quale ho messo della carta da forno sotto e ho messo nelle pareti un po' di burro e farina. Questo sarà in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Ho fatto la prova dello stecchino ed è uscito asciutto. Adesso, con la torta ancora calda, andremo ad aggiungere del latte. Questo è un latte scremato senza zuccheri. Vedrete come lo assorbe subito e le darà quella morbidezza che stiamo cercando. Dopo la lascio raffreddare e la stacco dai bordi. Ed ecco qua la torta. Adesso togliamo il fondo, che è la carta da forno che avevo messo, e aiutandomi con un coltello vado a togliere questa parte sotto della torta, perché così sarà ancora più morbida. Con tanta pazienza tirate via tutto. Una volta fatto ciò, andremo a mettere lo yogurt. Questo è uno yogurt, è un yogurt greco e alla vaniglia senza zuccheri aggiunti. Quindi se volete qui potete aggiungere 2 o 3 gocce di stevia. Io non le ho messe perché mi piace proprio lo yogurt così. E adesso andiamo a coprire la torta. È molto semplice, come vedete
ci sta proprio per coprirla quasi tutta. Fate la copertura il più liscio che potete, anche i bordi. E io, come vedete, mi sto aiutando con questo attrezzo proprio per le torte. Ecco, non deve essere perfetto, ma comunque abbastanza liscio. E adesso, per finire, la mia decorazione sarà questi sprinkles di colori che trovate al supermercato in tutti i colori diversi. E la torta è così, risultato finale della torta. Adesso vi faccio vedere una fetta. Io questa torta l'ho divisa in ben 8 parti, quindi sono 8 fette da 50 calorie l'una. Guardate quanto è morbida. Alla fine ho deciso di farlo proprio col coltello perché era veramente morbida. Ed ecco qua l'interno. Guardate un po', ragazzi, è buonissima, è sofficissima. Dovete proprio farla. Questo è tutto per questa ricetta. Se ti è piaciuta, ti prego iscriviti al canale, regalami un like e clicca anche la campanella, così ti arriveranno tutte le notifiche. Questo video sicuramente ti piacerà.